Allora, io vi voglio presentare un mio amico, è un collega giornalista, siamo stati insieme a Libero, abbiamo scritto il primo libro insieme, ha fatto parte delle squadre dell'Ultima Parola e della Gabbia, era uno degli autori del Signor Nessuno, quindi molti becchi tutto, e oggi scrive, oltre che andare in televisione, per La Verità. E io voglio ringraziare La Verità, voglio ringraziare Maurizio Belpietro e i pochi giornalisti che ancora hanno voglia di raccontare diversamente quello che accade nel paese. Professor Montagnier, le presento un giornalista libero e lascio a Francesco la parola. Grazie, si sente, sì. Ma in una situazione normale io non dovrei essere qui. Perché il mio mestiere non è quello di aizzare le folle né di fare il politico. Io non sono un politico, non sono un virologo, non sono un medico. E quindi non dovrei parlare di vaccini, non dovrei parlare di no, dovrei semplicemente limitarmi a raccontare la realtà. Il fatto che io sia qua significa che qualcosa non funziona. E non funziona per il fatto che voi siete tantissimi e invece ci hanno detto sempre che erano pochi imbecilli, no? Quelli che si opponevano, cui non andava bene questo sistema. Per cui ci siamo. Per cui se io sono qui non è per parlare del vaccino, per spingervi a fare una cosa o l'altra, non è il mio mestiere, è semplicemente perché c'è qualcosa che non mi piace, e cioè la discriminazione ideologica di una fetta della popolazione italiana che prosegue imperterrita. Io ho visto ieri sera Gianluigi in televisione, purtroppo sono anni che continuo a vederlo in televisione, delle volte ne sono stato responsabile, adesso non più, fa tutto da solo. Non c'ha nemmeno un autore, pensate, lo fa tutto lui. È incredibile. E c'era un signore che ha detto, ma là c'è un non vaccinato, io sono contento di stargli distante, voglio stargli lontano. Che noi facciamo passare una roba del genere senza fare una piega, secondo me è terribile. Tenere le persone distanti, trattarle come untori, trattarle come esseri umani di serie B, a me sinceramente fa schifo. Io non ho voglia di vedere una guerra civile strisciante, di categorie messe l'une contro le altre, di commercianti che si scagliano contro quelli che manifestano, di parenti che litigano fra di loro, di amici che si separano perché abbiamo stabilito delle caste sanitarie. Allora, questa roba qui a me non va bene. Io sono qui per dire questo. Spero che qualcuno se ne accorga e che questa cappa che c'è sull'informazione, che ha prodotto solo dei disastri, e infatti adesso stanno tornando indietro. Stanno tornando indietro. Oggi c'è persino un tribunale, forse non so se vi è arrivata la notizia, l'avete vista sui social, c'è un tribunale che ha stabilito che forse bisognava curare a casa le persone. Perché io non conosco i vaccini, ripeto, non ne voglio parlare, non è il mio mestiere, fate quello che vi pare, però conosco un pochettino le parole e normalmente per uscire da una malattia, quando si è fortunati, ci vuole una cura. No? La cura, ce lo dice la parola, le malattie si curano. Tutti hanno diritto a essere curati, non lo decide Bersani chi deve essere curato e chi no. Teoricamente non lo decide neanche Speranza, lo decide la Costituzione che dà il diritto a tutti di ricevere la giusta assistenza. Quindi io semplicemente sono qua a portare la mia testimonianza e a dire... Non ho mai, nemmeno quando mi ha diretto Paragone ho sentito queste cose, nemmeno Gianluigi era così pesante. Quindi
Io vi ringrazio, sono contento che siate qui all'esterno. Siete un po' sembrati, Mantenete le distanze. 1,5 metri per ciascuno, forse 2, financo 3. Così arrivate fino a quarto giaro. E quindi, e niente, io ho parlato altre persone che hanno un po' più di titoli per parlare di me. Io ringrazio Gianluigi, lo abbraccio anche se è un pericoloso Novax. Facciamo come Maurizio Costanzo quando diede un bacio, no, un bacio no, ma non arrivo a tanto. Comunque, no, beh, vabbè, no, baciare in bocca no, signora, vabbè, non è questione di contagio, è questione di decenza. Grazie a tutti. Io ringrazio Francesco perché siamo amici.